Ciao a tutti ragazzi, io sono Jaquan e questa sera siamo tornati su I Wanna Be The Guy. Yeah, che cosa figa. No, non è una cosa figa, è una cosa brutta. Il discorso è che l'altra volta ero arrivato a tanto così da arrivare al checkpoint e non ce l'ho fatta. E allora ho deciso di proseguire verso nuovi livelli, nuove schermate, nuove imprecazioni. Adesso vi metterò un brevissimo video nel video, nel senso che vi faccio vedere come sono arrivato qui l'altra volta. Non ho registrato nessun video perché, come noterete dalla registrazione, ho avuto dei problemi con l'audio, purtroppo ho registrato male, e per cui non... Vabbè, vi faccio vedere questa clip e poi ci troviamo sempre qua a sto punto qua. Allora, signori, buonasera, sono Jaquan, come avete ben capito, e dobbiamo arrivare dall'altra parte nel minor tempo possibile. Se arrivo al checkpoint dopo comincerà il video, quindi speriamo di riuscire ad arrivarci. Dai. Ho sbagliato perché non ho guardato l'unica cosa che dovevo guardare, ovvero la piattaforma. Dai. Con calma, cosa cazzo premo veloce, cosa premo a lungo. Ok. Salva Dio santo! Non c'è da chiedersi, non c'è da chiedersi, non c'è da chiedersi perché si muore. C'è da chiedersi perché sto gioco è fatto con le punte per 0,4. Perché? 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 Cioè, vabbè, se lo schermo del gioco fosse un po' più grande, magari, cioè, riuscirei a vedere meglio le trappole. Ma no, ma le trappole sono veramente così, se sono un po' più grandi, perché non posso passarci a un millimetro e crepare. Cioè, ecco, Logitech, bene, porti un po' di fortuna, speriamo che qua l'andino. Ok, allora, non so se ho salvato. Sì, ho salvato, oh madonna Dio, ce l'ho fatta, cazzo. Dopo aver visto già l'anteprima dei sporconamenti, e andiamo avanti allora, signori miei. Siamo arrivati al primo mostro, primo boss, non so come cazzo volete chiamarlo. Tanto sposto il cavo perché sennò dà fastidio. E il primo boss, che è un boss proveniente dal, penso, da un videogioco del Super Nintendo, quello dove si tirava, uno dei più famosi videogiochi dove si tiravano i pugni praticamente. Allora, senza far finta di non sapere a cosa si va incontro, l'altra volta avevo fatto un po' di vita questo qua, ma non c'era verso, perché purtroppo si riesce a colpire una volta e dopo la seconda diventa più veloce ed è un po' in casino, ma metti che avevo un po' il cervello in culo, per cui non riuscivo più a giocare bene. Signori miei, dobbiamo evitare i suoi pugni e colpirlo quando lui comincia a mollare giù le caccole dal naso, tipo. Allora, signori, comincia. Ok, è uno. Adesso diventa più veloce sto stronzo. Porca troia. Non colpirmi! Non colpirmi! Merda! Questa non è una bella cosa. Porca puttana, perché sono tornando io? Perché la cosa non si può vedere. Allora, primo colpo e fin qua perfetto. Merda!
Allora, la logica di sto stronzo del cazzo, praticamente, non esiste. Cioè, non è concepibile una cosa del genere. Adesso comincio. Ok. Allora, e uno, è il primo. Adesso guardate la modalità. Guardate, va indietro con la schiena rivolta verso vaffanculo. Via, merda. Allora, signori, il primo lo tiriamo e fin qua, cioè, al primo siamo a bone. Allora, salto lo shift. Ok, mi ricordavo giusto. Adesso lui si piazza davanti, no? Per cui io scappo di qua e lui mi colpisce. Oh. Dai, vai giù. E uno. Dai. Bisogna scappare. Via. Due non che credo. Due non che credo, merda, le massa veloce. È troppo veloce, puttana Eva. No, è troppo veloce, troppo veloce. Da buttare la mano, schifo. Dai, con calma. Allora, adesso lui parte in mezzo, l'esa veloce, praticamente. Madonna, che culo! Che culo, cazzo! Ok, due. Adesso, signori, che bello, cioè... Guarda. Cioè, è velocissimo, cazzo. È velocissimo. Ok. Allora, signori, siamo tornati qua. Cioè, no. Non si può fare. Non si può fare. Teoricamente il primo colpo glielo do. Il secondo anche. Il terzo, teoricamente, bisogna sfruttare il fatto che lui parte comunque dal centro. Cioè, è comunque una cosa sbagliata, perché... Allora, a sto punto stai qua. Ok. Dai. Ce l'ho fatta? Com'è? Sì, ce l'ho fatta. Allora, signori, ce l'ho fatta. Un esulto, perché l'avventura comincia ora. Avevo saputo prima, magari. Allora, non devo crepare qua adesso, non facciamo cazzate, ti prego. Dai. Andiamo avanti! Ok! Signori, la luna, che bella cosa! Vabbè, andiamo verso la luna, che è sempre una cosa bella. Porca puttana! Non ci voglio credere. Cerchiamo sto cazzo di checkpoint. Devo andare dove c'è l'acqua. Ma si può essere più imbecilli? Ma sono un coglione. Se la mia strategia ha sempre funzionato, adesso perché sono andato a cambiarla? Spiegatemi.
quando si batte un boss bisogna salvare, non bisogna andare avanti, bisogna salvare. Dai, adesso sto qua sull'angolo. Non si può fare. Non si può fare, porco mondo cane. Ci siamo tornati subito dopo. Cioè, che culo. Devo stare più in sa, più a sinistra possibile. Per cui. Ok. Bon. E lo sapevo, cioè lo sapevo, non lo sapevo, però me lo immaginavo. Allora, adesso cadono le punte. Salva. Oh. Oh. Cazzo buttei. Siamo arrivati al checkpoint. Non posso continuare questa serie le prossime volte. Sono contento, felice. Cercherò di montare un video divertente. Se la faccio, cazzo, perché è una conia, va a dire una roba del genere, cioè. Signori, io direi che per questo episodio di Wanna Be The Guy sono a postissimo così. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!